Allora, benvenuti, buonasera, benvenuti, bentornati da Io ci sto soprattutto. E non avete sbagliato canale, non avete sbagliato tipo di comunicazione, non è Rai 3, siamo su Io ci sto e la signora qui è fuori dai suoi personaggi ed è una brava scrittrice e soprattutto è un'amica di Io ci sto, ha presentato qui il suo primo libro e ha voluto presentare nei giri che sta facendo per l'Italia per presentare la settima stanza, è voluta venire anche qui da Io ci sto, ci ha tenuto in modo particolare e di questo la ringrazio. Eccolo qua, stavamo perdendo un po' di Ma questo è per tempo fare scena, insomma, veramente. perché aspettavamo una parte fondamentale della presentazione, perché si può presentare un libro senza l'autrice, l'abbiamo fatto qualche volta, ma se non c'è qualcuno che parli di un libro con una certa capacità, come in questo caso. Sono stato preso per strada perché volevo venire. E quindi del libro non vi parlo più perché adesso è arrivato chi fa finta di saperne qualcosa. Mentre invece vi dico che cosa Io ci sto, è una libreria, lo sapete, è un'associazione, è un regalo che tanti cittadini fanno a questo quartiere, a questa città, perché da soci volontari tutti i giorni permettono che la libreria sia aperta e soprattutto agiscono nel sociale con tante iniziative. Vi dico, la più bella di questi ultimi giorni è quella di un doposcuola per i bambini che sono dovuti scappare dall'Ucraina e quindi hanno cominciato la scuola qui a Napoli. E hanno dovuto cominciare l'alfabetizzazione perché chiaramente non conoscevano la lingua, non conoscevano l'alfabeto perché usano un altro alfabeto. E quindi nel mese di agosto è già cominciata questa specie di doposcuola e continua adesso, giorno dopo giorno. E qui ancora dei volontari e delle volontarie di Io ci sto. Ecco, questo è il sistema, è quello che significa proprio Io ci sto. E quindi l'invito è quello di comprare qui i libri, sicuramente, e tenerci come vostra libreria di riferimento. E se volete partecipare a questo progetto splendido, a questo regalo che si fa alla città e al quartiere permettendo a una libreria come Io ci sto di esistere, potete anche associarvi. E adesso a lei. Grazie, grazie. Allora, era un'entrata in scena, io sto qua tipo dalle 6, Il VIP è sei lui qua. in realtà. Devo svelare, però. No, in realtà io, intanto vi saluto, buonasera, scusatemi davvero per il ritardo. In realtà io e lei abbiamo in comune due cose. La tournée che stiamo facendo insieme, perché si può dire che questa è la seconda tappa, poi ce ne saranno altre. Dopo Avellino e Napoli, poi faremo la provincia di Caserta e poi andiamo fuori dalla regione Campania, perché mi sembra che Ci lanceremo sì, anche fuori dall'Italia, verso infatti, proprio ok, una zona. facciamo questa tournée. Va detto che, per essere seri, c'è da dire anche che per il mio lavoro, come mi hanno un po' preannunciato, faccio il critico cinematografico, questo libro è speciale non tanto perché Miriam, almeno fino ad oggi, ha fatto l'attrice, anche perché io temo che diventi una romanziera come Elena Ferrante, davvero solo che voi sapete l'identità. Ma credo proprio che nel suo caso, l'ho detto in una delle ultime occasioni in cui ci siamo visti, lei sia rappresenti quel tipo di scrittore che avrebbe fatto questo anche se non avesse avuto un'altra vita. Ci sono tanti attori che scrivono dei libri sull'onda della loro popolarità e non è il caso di Miriam in questa situazione, in questo frangente. Non lo dico, diciamo così, per adularla, ma lo dico perché non solo sono suo lettore, sono diventato suo lettore, ma siccome non sono abituato ai protocolli, e lei purtroppo lo sa, posso dirvi che io stasera prenderò un'altra copia al di fuori della mia per regalarla, al massimo ti faccio mettere un autografo, a un mio amico produttore di fama, che lei conosce di fama quantomeno, perché secondo me il libro può interessare effettivamente qualcuno che fa questo di mestiere, sia per diventare un film che per essere ridotto in una serie TV. Io direi applauso, è andato tutto bene. Grazie. Ecco,
Allora, per cominciare, voi conoscete già Mira perché gioca in casa o fate finta di conoscerla? Perché è una di famiglia, sta a casa nostra tutte le sere. Ho visto che sei scesa in pantofole. No, è più o meno, si può dire. No, diciamo che voi che la conoscete sapete che, io questo provo a raccontarlo a un pubblico che pur conoscendola la identifica per le cose più popolari che fa. Lei non è soltanto, tra virgolette, l'attrice popolare delle fiction, ne ha fatte tantissime, anche se diciamo quella più popolare che si fa in Campania, a Napoli, diciamo la incorniciata, però di fondo lei ne ha interpretate e ne interpreta tante tuttora. Però lei, quello che ho cercato di spiegare a molti che magari sono meno appassionati di cinema d'autore, è anche un'attrice che ha cominciato facendo cinema d'autore. Il suo primo film era Una ragazzina e certi bambini, ridotto da un autore che dopo domani devo presentare, vi darò ritardo anche io, lo so, Diego De Silva, l'autore che tutti conoscono il Manicomio, ma prima Diego era una sorta di Saviano antelitteram con quel libro. E lei prese il premio intitolato Arrea. Non è che hai preso la cosa così, io qui te lo farei l'applauso, visto che siamo in famiglia, facciamolo, l'applauso. Era piccolina, in mezzo ad altri ragazzi giovanissimi, penso a Carmine Vegano, e poi vabbè, c'era Gianluca De Gennaro, che era un bambino. Lei riuscì già subito a farsi notare la prima storia importante della sua filmografia. E poi negli anni, diciamo, è arrivata a fare anche tante altre storie, ne citavo una che ho visto al Festival di Roma l'anno scorso con un mio amico regista che è praticamente più francese che italiano, che l'ha diretta con Antonio Folletto e Francesco Di Leva. Il film è Come prima ed è una storia che quando l'ho vista spuntare tu vedi che lei fondamentalmente resta principalmente un'attrice di cinema d'autore, ma questa è la deformazione professionale. Però che cosa succede? Che arriva questo libro non è proprio una novità perché lei ha già scritto qualche cosa, però come dice anche il sito della casa editrice, questo è il primo, opera prima, dicono. Sì. Opera prima. Ecco, se tu dovessi raccontare a loro come se non li conoscessi, come arriva questa storia che fai tutta da sola e con questa intensità? Allora, buonasera. Diciamo il buonasera ufficiale, perché mi abbiamo dato uno prima quando tu non c'eri. Allora, questa storia arriva, questa è la storia di un ritorno a casa. È la storia di un uomo di 40 anni, Giovanni, che torna in un paese da dove manca da 20 anni, è fuggito da questo paese, è fuggito di un giorno senza avvisare nessuno e non è mai più tornato, ha lasciato i genitori lì, ha lasciato tutta la sua vecchia vita lì e ha chiuso questo capitolo. E il romanzo che io racconto è un romanzo di un ritorno a casa apparentemente per una toccata e fuga, perché lui fa questo viaggio perché deve vendere l'ultima proprietà di famiglia, che è un piccolo alberghetto sulla spiaggia con 7 stanze, appunto la 7ª stanza. Fa questo viaggio e si nota da subito che non è un viaggio di piacere, è un viaggio di dovere, una rogna necessaria, come la chiamano. Va c'è soltanto, diciamo, un piccolo scherzo del destino, che lui questo viaggio lo intraprende il 22 marzo del 2020. È un appuntamento che lui aveva fissato col notaio tanti mesi prima. E intanto in Italia c'era il lockdown. Però fino ad allora ancora ci si poteva spostare per cose necessarie. Il 22 marzo, il 23 in realtà, entra in vigore un decreto nuovo, che era l'obbligo di dimora fatto da Conte, per cui chiunque si trovasse in qualsiasi luogo, anche indipendentemente dalla residenza, doveva restare lì. Lui fa questo viaggio, si ritrova ad arrivare a San Falco, questo paesino della Puglia, e a restarci bloccato. E a dover fare i conti con chi lo conosceva in quel paese, e specialmente una cugina con cui lui aveva perso i contatti, ma con cui aveva avuto dei fortissimi legami, che non si spiega il perché di questo suo allontanamento. E deve fare i conti con il suo passato, e deve fare i conti con una lei, che lui non nomina per un lungo periodo, non la chiama più per nome da 20 anni. Un grande amore, ovviamente. E la storia è raccontata a due voci. Questo è un racconto che io avevo in testa da tantissimo tempo, quasi subito dopo l'uscita di Vorrei che fosse già domani, io stavo già lavorando a questo romanzo. E il problema che avevo serio e reale era
era come bloccare quest'uomo in un posto dove non voleva essere. Perché qualsiasi storia raccontavo, che mi raccontavo, che provavo a scrivere, che fosse una nevicata violenta, problemi atmosferici, terremoti, erano sempre cose così forzate. Io faccio quello che hai preparato, insomma, che già le sono le cose. Come a teatro, è come uno che poi ha la battuta al momento giusto. Non esce tua figlia adesso nell'angolo? No, non esce mia figlia. Era un momento che era anche molto, diciamo, intimo e faceva anche un certo, diciamo, un certo appeal, ecco. Per quanto concerne, tu dici, come ti è venuta l'idea così, ma tu in realtà avevi pensato a un'altra storia che poi ci hai stimato, giusto? Allora, in realtà io stavo scrivendo varie storie in quel periodo. No, qual è quella che avevo già stimato? Quella dell'aeroporto, se lo sapevo. Ah, no, dicevo, l'avevo citata, pensavo di averlo già detto. Datemi, ma chiudo che già sono partito. Nel 2018 Giovanni prende questo aereo per New York, fa scalo a Parigi, e a Parigi c'è questa forte nevicata, lui resta bloccato a Parigi. Però questa cosa era veramente forzata, per di più avevo provato anche a dire a mio marito e ai miei figli, guarda, devo andare a Parigi, perché devo scrivere un romanzo ambientato in queste strade, ma non aveva funzionato tanto. Quindi per un questione di spending review abbiamo spostato tutto in Puglia. No, scherzi a parte, era tutto molto forzato, era tutto, la storia non partiva, non mi andava di scrivere per scrivere, nel senso che proprio mi mancava proprio la, diciamo, la base. Per cui c'era Anna, che è la protagonista femminile, che andava in un verso, perché lei la sua storia, sicuramente quella passata, ce l'avevo ben chiara e la scrivevo. E Giovanni non riusciva a crescere, non riusciva a raccontarsi. Quando è successa questo dramma in cui abbiamo vissuto 2 anni fa del lockdown, quel giorno in cui Conte ha detto che eravamo tutti bloccati dovunque eravamo, io ho pianto come penso tutti noi, perché facendo io di mestiere l'attrice e trovandomi spesso in posti lontani da Napoli, se io fossi stata da un'altra parte sarei rimasta lì, lontano dalla mia famiglia. Ma nello stesso tempo, nello stesso istante, io mi sono resa conto che forse se Giovanni quel viaggio lo stava facendo il giorno prima, forse adesso avevo la storia da raccontare. E quindi ho preso coraggio, ho detto ok, devo restare chiusa in casa, il set è fermo, i ragazzi sono in DAD, mio marito lavora da casa, ok, che si fa? È il momento giusto di buttare giù la storia. E ho lavorato dal fine marzo, inizio aprile, fino a giugno come una matta, proprio 5 ore al giorno a raccontare questa storia. E poi volevo raccontare la storia di un, al di là, diciamo, del ritorno, anche la storia di quelle scelte della nostra vita, perché penso che è successo a tutti prima o poi di pensare, almeno una volta, chissà che cosa sarebbe successo se quel giorno io avessi fatto questo, chissà cosa sarebbe successo se avessi detto di sì a quel lavoro, avessi detto di sì a quell'uomo, a quella donna, avessi... E proprio delle seconde possibilità, cioè della possibilità di, non dico tornare indietro perché non si può, ma di riportare, di riprendere in mano le fila del discorso un po' dove l'avevamo lasciato, grazie anche a un momento di pausa in cui, no, è tutto, e fare veramente i conti con quell'angolo del nostro cuore dove noi teniamo nascoste queste piccole cose non vissute. Ed è un po' la nostra settima stanza, che lì è anche una settima stanza reale, perché è una settima stanza di un albergo, ma poi nella pratica lo è anche un luogo dell'anima, diciamo, nella pratica è una stanza, in teoria è anche. Ho capito tutto, okay. Ma io sono sempre, diciamo, di parte, quindi non vale il mio giudizio. Quello che posso dire però per certo è che una storia come questa, io non so quanti di voi l'hanno letta, qualcuno alzi la mano, no, come matrimonio, parli adesso, ma tu sei arrivato a metà, ecco, non fare quello che poi sa le cose. Ed è la cosa peggiore per un moderatore, perché poi, ecco, tu ne sai più di me, non vale. Allora, diciamo che adesso che tutti lo leggerete, tu lo terminerai, quello che sicuramente si può vincere facilmente, al di là davvero dei complimenti, diciamo anche delle schermaglie scherzose, è sicuramente il fatto che è una storia che, pur avendo un canovaccio che vi rimanda ad altre cose, vi rimanda ad altre cose belle. Ecco, di solito ci sono quei déjà vu che vanno più nel cliché, in questo caso invece è l'esatto contrario, anzi, come succede con chi scrive bene, perché lei ha davvero talento, succede che tu riesci poi a fare quella sorta di sinapsi, quella cosa per cui
passi da un riferimento all'altro, da una canzone a un riferimento cinematografico. Io ho citato un premio Strega l'altra volta, Veronesi, per Caos Calmo, perché effettivamente non solo c'è un episodio speculare, ma c'è proprio un qualcosa di iniziale che me lo fa ritrovare. Ma soprattutto quello che poi davvero è molto particolare all'interno della narrazione, che quindi mi fa trovare anche sempre nuovi spunti, è il fatto che c'è un protagonista, Giovanni, che effettivamente sotto questo aspetto potrebbe essere anche Giovanna, potrebbe anche essere una donna. La sensibilità di questo protagonista è la sensibilità che poi prende un qualsiasi lettore, un lettore chiaramente avvertito, uno che legge, perché c'è una dimensione che riprende qualcosa che è accaduto ieri e che non solo ritorna oggi, ma ritorna domani. È una seconda possibilità che tu stai offrendo al lettore e forse anche allo spettatore. Beh sì, ma perché io sono sempre molto legata al concetto delle seconde possibilità, nel senso che è qualcosa che mi chiedo sempre, ma non con fare nostalgico, però mi diverte a volte fare questo giochino. Ah, chissà se avessi la possibilità di nuovo di fare questa cosa. Vedi, perché poi sono le seconde possibilità quelle che sono le più affascinanti, perché non le abbiamo realmente vissute. Sia lavorativamente che emotivamente, a livello amoroso, a livello di vita, no? Le seconde possibilità sono quella seconda vita che noi ci creiamo nella nostra testa e che va in parallelo con la vita che viviamo quotidianamente, ma sicuramente è sempre più, molto più esotica, molto più perfetta, molto più vicina a quelle che sono le nostre emozioni. Non è detto che sia così, però è bello, no? Avere questo momento solo nostro, che non possiamo condividere perché nessuno ci capirebbe. Ed è proprio quello che Giovanni fa. Giovanni fugge da questi pensieri, mentre Anna ci vive dentro. Ha fatto 20 anni della sua vita a continuare a chiedersi perché sei finito nella mia vita quella sera, perché io sono, perché c'è questo legame, e lei lo sente, lei sente, avverte quest'uomo anche se non si vedono da 20 anni. Lui ha chiuso perché sapeva che avrebbe solo sofferto, però a un certo punto quella chiusura era una chiusura necessaria per continuare a vivere, ma una vita a metà, perché il pensiero in qualche modo tornava sempre al passato. Quindi sono due modi diversi di affrontare la seconda possibilità. Lei è dentro, lei ci si tuffa dentro, lei ascolta le canzoni e pensa a lui, a quello che è, a quello che sarebbe, lo sbircia su Instagram, no? C'è qualche social, cioè la differenza del primo libro, dove mi dicevano che questi due ragazzi non hanno contatti con i social, che è vero, perché fondamentalmente Paolo e Cristina erano due ragazzi particolari, per cui erano lontani dai social. Qui c'è un po' di social, almeno nel presente, nella narrazione, e lei è una che comunque continua a chiedersi cosa sarebbe successo. E in più poi c'è ovviamente tutto quello che riguarda questo grande passato, questo grande segreto, questa storia, diciamo, di paese che purtroppo non è tanto lontana da quello che a volte è la realtà. No. Come hai fatto in un momento storico come questo a resistere alla tentazione di non ambientare il tutto nella nostra città, nella nostra provincia, eccetera, eccetera? Ma perché, semplicemente perché sarebbe stato... perché Napoli è protagonista. E quindi quando racconti Napoli necessariamente non è più una città che fa da sfondo, un paese che fa da sfondo, ma diventa un personaggio a sé. E è una cosa che purtroppo sappiamo, no? Napoli non si limita a essere uno sfondo, perché è troppo, è tanto. Per cui Napoli, come l'Interland, come qualsiasi paese, diciamo, nei dintorni, fa parte proprio veramente... E a me serviva invece uno sfondo, serviva veramente una quinta di un teatro dove la storia poteva svolgersi, perché è una storia, tra virgolette, universale, nel senso che purtroppo e per fortuna queste cose succedono in altri posti, ma anche il grande amore è un qualcosa di diciamo, di universale. Quindi purtroppo questi fatti di cronaca avvengono in tanti posti, per fortuna i grandi amori nascono un po' ovunque. Quindi era una storia che aveva bisogno soltanto di una quinta, e doveva essere una quinta del sud, perché è una storia che non è detto che succeda al sud, succede un po' ovunque, però era giusto che fosse così, e che però non avesse appunto dei riferimenti così vicini anche a me, poi a me scrittrice. A proposito dei riferimenti, io ho fatto tante citazioni, qualcuna l'ho ripetuta anche stasera.
è chiaro che se tu pari seconde possibilità viene in mente un film che è più cult che bello sotto certi aspetti, che Sliding Doors, ma allo stesso tempo ci sta anche tanto, è una cosa che ti ho accennato a più riprese, un po' qualcosa anche del primo Ferzan Özpetek, che è piaciuto quel tipo di cinema, titoli come Mine Vaganti, ecco, diciamo che se non ti lusinga o offende a seconda. No, guarda, sono offesissima per questo paragone con Ferzan Özpetek, che mi alzo e me ne vado, ma come ti permetti? Diciamo che effettivamente c'è quella delicatezza, e poi chiaramente una storia che parte in un passato recente, ma pur sempre passato, di quando sei proprio molto giovane, e quando poi diventi più grande e ti dai questa seconda possibilità, anche a seconda di quello che poi la vita ti può concedere. Certo. Tant'è, senza fare alcun... non voglio dire spoiler, cioè, ma più bene nessuno usare. Nessuna anticipazione, ma non vendere. Lo spoiler già sai quello che ti sta dicendo. C'è cioè, un finale che effettivamente ti lascia... ti mette a pensare, ecco. Non solo è bello, ma ti mette a pensare, perché gioca un po' sull'analogico di partenza e sul digitale e su quello che poi viviamo oggi. Sono stato bravo a... no, sei stato bravo, sì, no, assolutamente. Perché ditelo pure voi, però, perché poi se non mi è stato bravo, dite che è stato bravo, detto che ci possiamo mettere pure d'accordo e magari no, effettivamente tu mi puoi suffragare, tu mi chiami Raffaele, sono Francesco, ecco. Raffaele, effettivamente tu dove sei arrivato? A metà del libro proprio, all'inizio? Un'immagine molto romantica che sono arrivato. No, un'immagine molto romantica. E allora è arrivato verso il centro, perché le scene romantiche. Ecco, romantico che sembra fatto apposta, io non ti ho pagato, non ti ho incontrato prima, ecco. Diciamo che romantico è effettivamente un appiglio al quale io mi ne sono legato, forse anche diciamo l'altro giorno. Molte volte si dice che gli uomini non sono romantici. Ho usato un'espressione relativa ai gatti, noi qua ci sono tanti maschi, capita che inizialmente noi siamo un po' giocherelloni quando siamo ragazzini, poi con gli anni diventiamo più sornioni, tant'è che poi se abbiamo una compagna, una moglie o una donna che ci sopporta, tende a lamentarsi del fatto che non siamo più come prima, come quando ci ha conosciuto. In realtà gli uomini, almeno per come la vedo io, riescono a rimanere romantici, quelli che hanno una sensibilità chiaramente, e questo protagonista non è un UFO, effettivamente è quello che un uomo è, sotto questo aspetto soltanto una donna, scusate il gioco di parole che non è ruffiano, soprattutto una donna come lei, poi soprattutto, poteva avere anche questa sensibilità, anche perché tu sei determinata, quindi non è che lo fai per, diciamo così, per ammiccare. E questo protagonista rende giustizia anche a una narrativa contemporanea che in genere agli uomini non concede questo aspetto, perché è vero, ci sono tanti uomini, non parlo manco, potrei parlare in prima persona, ma sarebbe pleonastico, parlo di tanti amici che conosco, e che effettivamente hanno aspettato anche tanto tempo una storia d'amore, una ragazza con la quale sono lasciati tanto tempo prima, e t'assimilia. Quindi da questo punto di vista, questo più che una domanda è una constatazione, una cosa che anzi ti dico grazie io a nome di, figurati, di alcuni lettori. Poi io ti svelo un segreto, ho molti amici del cuore maschi, per cui diciamo, gioco un po'... Ecco. Sapendo un po' che in realtà le dinamiche degli uomini non sono sempre quelle che vengono raccontate, ecco, anzi ci sono anche gli uomini, diciamo, che restano legati a grandi storie, che non hanno vissuto, che hanno vissuto poco, e quindi sapevo che Giovanni non era un UFO, ma assolutamente, era un altro uomo da raccontare con un'altra versione. Io non vorrei tenere tantissimo loro, perché mi sa che diventa sempre questa persona, poi sono anche il 19:45, poi si perdono la puntata, un po' stazione, e poi la devo raccontare qua, c'è conflitto di interessi, ed è una cosa, e quindi non va bene, quindi allora io cerchiamo di arrivare alle battute finali, sì, okay, quindi concisa come cosa, ecco, loro, visto che adesso diventano due lettori di default, dopo che già sono due spettatori, diciamo, per un fatto proprio di famiglia, ecco, io so, qui non c'è spoiler, che in effetti, al netto di questa bellissima storia, c'è qualcos'altro in cantiere.
Sì. Devo sgamare, come si dice in Toscana. Sì, sto schiavando. Allora, c'è un problema, che si chiama ossessione. E purtroppo c'è questa cosa che a chi piace scrivere, non dico ama, chi ha la passione della scrittura, purtroppo più scrive e peggio è, perché più vuole continuare a scrivere, perché poi inizia a pensare di aver capito il meccanismo, per cui dice, ah, aspetta, adesso cavola, io ho capito adesso come funziona, io scrivo qualcosina, poi succede. E quindi in realtà sì, sto scrivendo un'altra storia, non so cosa succederà, perché anche con questa io avevo iniziato appunto a Parigi e sono finita a San Falco. Voglio dire, sto raccontando una storia, questa volta tutta al femminile. E non so se riuscirò a tenere fuori i uomini da questa storia, però... E probabilmente sempre sull'adolescenza, perché cioè nel senso con un racconto forte legato all'adolescenza, come è successo anche in questo, anche se sono due adulti che poi tornano indietro nel tempo, perché credo che l'adolescenza sia il momento in cui noi siamo puri, che non vuol dire che siamo positivamente puri, cioè siamo puri nel senso che abbiamo delle reazioni ancora non inquinate da quello che è il mondo e i rapporti interpersonali con il mondo, con le persone che ci circondano, con l'ambiente di lavoro, eccetera, per cui le nostre reazioni nel bene e nel male vengono dalla nostra essenza, che ora sia un'essenza positiva totalmente o negativa totalmente o un ibrido come più spesso capita, e quindi mi piace, mi affascina, e quindi credo che ancora una volta andrò su quella fascia di età lì. E sì, sto raccontando una storia, ho avuto un'immagine davanti agli occhi di un episodio che è successo e mi è partita la storia nel tempo. Possiamo dire pure loro che l'episodio è, oppure ce lo teniamo nascosto? Poi ce lo no, in realtà è semplicemente una storia, ho visto una famiglia ed è successo proprio qui, diciamo, un poco distante da qui, un supermercato qui vicino, qualche mese fa, di sole donne, in cui c'era questa ragazzina di 8 anni che sembrava la reggente dell'equilibrio universale. Cercava di fare di tutto per gestire la sorellina piccola nel passeggino e la madre e la nonna che stavano creando una questione alla cassa su un euro di chi doveva dare un euro per delle patatine. E lei si è sentita in un imbarazzo, si vedeva che era l'unica che percepiva l'imbarazzo di tutti noi che eravamo lì ad aspettare che questa storia finisse, e cercava in tutti i modi di giustificare, anche solo con lo sguardo, con i pochi movimenti che faceva, quello che stava avvenendo nella sua famiglia, nel suo microcosmo. E con una tenerezza tale che mi ha fatto pensare che questa ragazza fosse capitata in quella dinamica familiare, come se avesse già un piede fuori, come se già vivesse altro. E quindi mi sono chiesta cos'altro vive questa ragazza fuori da questa dinamica familiare. E lì è fatto il cervello. Quindi non lo so se ci arriverò a raccontarlo, però la dinamica era questa. Allora facciamo così, io sembra poco le cose quando si ufficia la messa, a un certo punto dice andate in pace. Allora, noi siamo portati avanti quel lavoro, abbiamo fatto già il filmacopia. Ah, quello avete già, quindi vi siete anticipati. Sì, perché diciamo, poverini, loro erano qua, già alle 19, che era un orario già di orario tardi. No, mi dispiaceva, stavamo in attesa, abbiamo un po'... è stato un modo per saperlo. Abbiamo fatto una cosa... Grazie, anche da parte della mia ansia. Ecco... Non devi avere ansia. No, io lo so, è come cose si porta da lontano. Che dire? Puoi scrivere un libro. Ma signora, diciamo che la reggente dell'equilibrio universale non è molto lontana dalla mia vita, quindi diciamo che mi sono un po' riconosciuta. Non è stato difficile vedere degli eventi. Devo dire che familiari. Devo dire che tra noi l'empatia si è creata. Io l'ho detto, sembra che abbiamo fatto lo stesso liceo, io sono più grande di lei, ma di moltissimo. Sì. Però fondamentalmente sembra che abbia fatto lo stesso liceo, perché effettivamente c'è molta complicità, non capita sovente, ho il piacere di conoscere molti suoi colleghi, non è così, non sono sempre così anche spontanei come mia, ma questo voi già lo sapete, quindi in questo caso posso dire che mi trovo io qui bene a casa, la saletta in una libreria è una cosa fantastica, veramente, mi sento anch'io in famiglia. E devo dire che poi, una libreria speciale. E poi vedere la saletta dedicata a Siani, sto venendo da qualche giorno fa dal Festival di Marano, e l'auditorium è dedicato a Siani, e c'è una lettera di una ragazzina che ha scritto che aveva dispiacere che i maranesi lo avevano ammazzato, secondo la sua visione, e che ha creato poi questo festival, questo Marano Spot Festival, ha dedicato l'auditorium proprio per far capire la ragazzina che non è che l'avevano ucciso i maranesi. E io che sono di Torre Annunziata,
effettivamente mi fa due volte effetto per tanti tanti motivi. Il produttore che adesso filmi il libro ha prodotto pure Forza Fascia, ecco, se vogliamo dirla tutta, ecco. E quindi e non era nulla preparato, io non sono mai stato qui, mi sono messo agli atti. Che dire, io vi ringrazio tantissimo perché veramente mi dovete ancora scusate per il ritardo, vorrei dire che non è da me ma di dire una bugia. Ma quello... io non lo sapevo perché era alle 6, ve lo giuro. No, è che purtroppo sempre per quel motivo di cui periodo convulso. Però quello che posso dirvi, visto che a voi non serve uno spot, però quello che posso dirvi, ve l'ho detto sinceramente, come avete potuto notare, bugie non ne dico, questo è un libro che vale la pena davvero di leggere, non solo di comprare, di farlo firmare. Questo è un libro che poi vi prenderà. Lei mi ha detto una cosa, ormai, come dire, svelo tutto. Lei mi ha detto una cosa al telefono qualche giorno fa, lei già ha capito cosa intendo. No, ho paura per questo. E mi ha detto che se potesse scegliere, pensate, bella com'è, brava com'è, affermata com'è, ha detto, guarda, lo sai, Francesco, io se potessi scegliere, scriverei soltanto. Io quindi mi farei un fegato così. No. La settima stanza, Miriam Candurro, davvero, un applausone, veramente.